Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele, se non mi conosci parlo di finanza personale, crescita personale e dropshipping e-commerce. Oggi voglio parlarti della mia esperienza con eToro per ben 2 anni. Resta con me. Sicuramente conosci eToro, avrai visto la massiccia pubblicità su YouTube, specialmente fatta in questi anni, non ha una buona reputazione. Quindi ho deciso di provarlo 2 anni fa e per 2 anni ho tenuto aperte le mie posizioni nel social trading fino a oggi. E voglio parlare di te, cosa è successo, cosa ne penso e se lo consiglio o no. La particolarità di eToro, se non lo sai, è quella del social trading, che è quello su cui basa anche tutta la sua pubblicità. eToro è un broker su cui puoi aprire posizioni, comprare azioni, investire e tutte quelle cose che si fa solitamente con i broker, ma appunto il suo punto di forza è il social trading. Che cos'è? Significa che funziona un po' come un social network. Tu puoi vedere il profilo degli altri investitori, puoi investire su quegli investitori. Facciamo un esempio: io mi registro su eToro, soddisfo alcuni parametri della piattaforma e divento diciamo potenziale investitore da copiare. Cosa vuol dire? Che tu mi puoi seguire, puoi vedere i miei aggiornamenti, la mia bacheca, ma puoi anche copiare i miei investimenti. Questo cosa vuol dire? Inoltre tu apri una posizione su di me, come la apri normalmente su qualsiasi altro investimento, tu la apri su Daniele Puccio, significa che inserendo il tuo budget su di me la piattaforma di eToro copierà esattamente ogni investimento, ogni apertura, ogni chiusura che io farò, e in modo proporzionale al tuo budget scelto sulla posizione aperta su di me, la piattaforma eseguirà le operazioni anche sul tuo profilo. Quindi significa che se i miei investimenti hanno un profitto del 10%, tu sul tuo profilo avrai eseguito in modo automatico le stesse identiche operazioni e farai un profitto del 10%. Ovviamente se io vado in negativo, se perdo il capitale, tu perderai il capitale perché stai copiando esattamente i miei investimenti. Questo è, diciamo, il social trading che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, soprattutto grazie a eToro e il suo marketing aggressivo. Ma vediamo un attimo la mia esperienza prima di giungere a conclusioni e prima di vedere cosa ne penso di questa piattaforma. Io nell'estate 2018, penso che era giugno o maggio, ho aperto delle posizioni di social trading copiando alcuni investitori. Non vado a dire i nomi di questi investitori perché non voglio dare suggerimenti finanziari, non voglio suggerire, sto semplicemente condividendo la mia esperienza personale. Ho messo, diciamo, quel budget, ok, tot, nix, su queste posizioni, su queste persone che ho copiato. Da allora fino ad oggi non ho mai più toccato queste posizioni, per ben 2 anni e qualcosa, proprio per vedere se questo social trading funziona, se può essere profittevole e soprattutto se eToro è affidabile. Ho un paio di volte modificato qualcosa, ho aggiunto denaro qualche volta, ma diciamo non ho cambiato sostanzialmente le persone che ho copiato e le posizioni. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che in 2 anni ho ottenuto un ritorno annuo del 15% su quello che ho investito, che non è assolutamente male. Quindi ho guadagnato il 15% nel 2018 e il 15% nel 2019 e 2020. Questo è buono, ma ci sono anche dei contro che vanno valutati su eToro, per esempio gli alti costi di gestione dei depositi, che quando depositi soldi su eToro si prendono ovviamente la fee di deposito, ma ti obbligano a depositare in dollari, quindi se tu depositi in euro faranno una conversione della tua cifra da euro a dollaro, ovviamente fatto con il loro rate di conversione che è sfavorevole rispetto al cambio di mercato e ti rubano un sacco di soldi. Per farti capire, la faccio semplice: se 100 euro valgono 95 dollari, eToro ti verserà 90 dollari, si frega 5 dollari,
ovviamente sono cifre a caso, non so esattamente quanto sia il rate di conversione. Un altro punto dolente di eToro sono $20 per ogni prelievo che fai, che tra l'altro il prelievo viene fatto in dollari, quindi poi viene convertito di nuovo in euro e perdi altri soldi. Questo è un punto altamente spavorevole e sono sicuro che sia anche una delle ragioni della cattiva reputazione di eToro, perché è una cosa molto poco trasparente. Devi andarti a vedere i contratti, tutte le cose che metti a consenti, stritti piccolissimi per vedere tutti questi rate e ovviamente poche persone lo fanno. Cosa sbagliata, perché io ti consiglio sempre di leggere tutto quello che firmi, tutto quello che accetti, soprattutto se hai a che fare con i soldi, perché è inutile lamentarsi dopo se sono clausole che hai accettato, seppur poco trasparenti. Ma comunque sia, questo causa ovviamente una grossa perdita quando operi con eToro, quindi bisogna avere una strategia, una strategia vincente per operare con eToro. Che può essere come quello che ho fatto io, di depositare a lungo termine. Perché? Ovviamente se tu vuoi fare con eToro operazioni che durano poco, vuoi depositare e prelevare di continuo, assolutamente non ti conviene, perché andrai a pagare uno sproposito e forse andrai anche in perdita con il cambio. Ma se tu vuoi fare come me, depositare e tenerlo per un anno, due anni, un paio di anni, allora può convenirti, perché il profitto che teoricamente faresti dalle operazioni andrà a coprire tutti i cambi e tutte le fee che vai a pagare. E questa è, diciamo, l'unica strategia che io consiglierei se vuoi usare eToro. Per il social trading io non lo sconsiglio, ma nemmeno lo consiglio. Cosa vuol dire? È un ottimo, sai benissimo se mi conosci, se mi segui, che io sono amante dei redditi passivi, di fare soldi nel modo più automatizzato possibile e nei vari modi possibili. Quindi io non disprezzo il social trading, sicuramente continuerò a utilizzarlo, magari integrerò il mio capitale che ho lasciato in questi due anni ora che conosco meglio il meccanismo. Però credo che per fare social trading in sicurezza bisogna attuare una strategia come ogni investimento, che è quello che andrò a fare io, cioè diversificare. Prima cosa, studiare gli investitori su chi vai a copiare, perché non ci dimentichiamo che chi copi è un'altra persona che fa operazioni di testa sua, che è legata alle emozioni. Quindi se vai in tilt e cominci a fare operazioni errate, operazioni che possono andare in perdita o pericolose, queste si ovviamente verranno copiate dal tuo profilo e vai a rimetterci soldi anche tu e ti aumenta il rischio. Su questo eToro ha un'ottima piattaforma, perché ti fa vari calcoli anche del livello di rischio della persona, del livello di apertura o chiusura sugli investimenti. Quindi quello che ti consiglio io è andare a prendere i parametri di persone che sono abbastanza chiuse, se ricordo bene un valore da 1 a 5, più è vicino a 1, più chiuse sono negli investimenti e più sicure sono. Ti consiglio di andare a scegliere queste persone, che è vero porteranno un profitto teorico annuo minore, però se la tua strategia è a lungo termine, come ti ho consigliato io qui, è la strategia migliore, perché preservi il tuo capitale e comunque avrai un ritorno. Ovviamente puoi aumentare il tuo fattore di rischio prendendo persone che rischiano di più, ma ovviamente come puoi guadagnare di più, puoi perdere molto di più. Non è un'ottima strategia per trattare il nostro capitale, perché non dimentichiamoci che il nostro capitale è sacro, dobbiamo cercare di non perderlo mai, come i chiodi. I nostri soldi sono come i chiodi, ci servono per costruire, per tenere e per costruire sempre di più, ma se quei chiodi li buttiamo al vento non possiamo più costruire. Sono uno strumento e dobbiamo trattare i soldi come uno strumento, non sono solo una cosa per divertirci o per buttarla via, anche se qualche volta si può fare. Oltre quindi la scelta dell'investitore è giusto, poi dobbiamo andare a diversificare. Significa che non dobbiamo scegliere un solo investitore, mettere tutto il nostro capitale lì e lasciarlo due anni, perché anche se l'investitore più bravo del mondo può avere i suoi periodi negativi, può avere dei tilt, può succedere la qualunque cosa e fargli fare operazioni sbagliate, e quindi questo si riversa su di te e sul tuo investimento. Per abbattere questo rischio l'unica arma che abbiamo è quella di diversificare.
Quindi scegliamo non uno, non due, ma diversi investitori. Io, in base al tuo capitale, ti consiglio tra i 6 e i 10 investitori. Più sono, più abbatti il rischio, perché se uno va in perdita, l'altro va in profitto e si bilancia più o meno tutto, un po' come si fa con le operazioni normali di trading. E quindi sceglie tra i 6 e i 10 investitori abbastanza sicuri e divide il tuo capitale tra il 10 e il 15% ciascuno, in modo da dividere il rischio. Poi ovviamente con il tempo più o meno vedi chi va meglio, chi va peggio, puoi integrare il capitale, puoi cambiare lo stop loss, vedi un po' come gestite gli investitori, magari abbassi il capitale da uno, lo metti nell'altro, se sta andando particolarmente bene, insomma poi vedi, impari a conoscere a chi stai copiando e a gestirti a meglio. Ma detto questo, perché Toro ha una brutta reputazione? Diciamo che la brutta reputazione, più che per questioni di truffa, perché secondo me Toro è abbastanza sicuro e non ci sono rischi di truffa al momento, poi in futuro chissà, però la brutta reputazione secondo me è data dall'aggressiva pubblicità e dall'aggressivo marketing che fanno, che è vero che attirano molti clienti, ma a nessuno piace il marketing aggressivo e cominciano a pensare che è una truffa, anche perché nella loro pubblicità la fanno un po' troppo semplice, ti basta un click, le solite cose che ormai conosciamo. Non è così, non basta un click, però non vuol dire che il social trading non funziona. Funziona con moderazione. Io lo terrei in considerazione solo per investimenti a lungo termine di social trading, non per fare trading normale. Sceglierei solamente altre piattaforme più economiche e più solide. Però se vuoi integrare le tue rendite, i tuoi investimenti con del social trading, sicuramente puoi valutare eToro. L'importante è avere una strategia corretta. Spero, ragazzi, che la mia esperienza con eToro vi sia stata utile. Se avete suggerimenti, consigli, scrivetemi pure nei commenti, contattatemi su Instagram, io sono sempre disponibile anche via email. Ricordati di iscriverti al canale, stiamo crescendo e conto su di voi per un click sul mi piace e per iscriverti al canale e crescere come comunità. Ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine, ti auguro una buona giornata, ciao!